Credo che Anna si stia preparando a una prossima personale, quindi ti chiedo quando dipingi di solito? Quando c'è un po' di tempo, quando ho un po' di tempo, quando tutte le volte che ho possibilità di avere qualche ora libera dagli impegni familiari, dipingo. Qualsiasi stagione, quindi? Sì, qualsiasi stagione. Bene, allora facciamo un altro applauso ad Anna, il suo talento, grazie Anna. Poi abbiamo Anna Maria Raffaelli Gallurini, che prego di venire da questa parte. Devo presentarmi. Buonasera. Dunque, i suoi quadri sono di quella due coppie dei pannelli dove si vede quel il grande tucano e poi quel tramonto e altri soggetti. C'è anche un quadro molto bello che rappresenta delle barche al lago di Massaciuccoli, quindi una pittura che spazia su vari soggetti. Si nota, Anna Maria, il tuo amore per la natura, per gli animali selvaggi e poi anche per la Toscana in modo particolare. E poi addirittura a volte ci porti nel deserto, è una pittura di grande godibilità, quindi quali sono i tuoi interessi attualmente nella pittura? Sono molteplici e soprattutto sono ricordi dell'estate, della stagione calda, e nell'inverno vengono rielaborati attraverso la pittura. Bene, bene. Grazie, buon lavoro e complimenti. Poi, dunque, Alvaro Brandi è dovuto andare via, sono per gli altri due pannelli là. Saluto anche la presenza della nostra socia onoraria Anna Balsamo, che è appena arrivata. E continuando abbiamo i due pannelli di Mosella Piccioli, che prego di venire da questa parte. Buonasera Mosella. Buonasera. Ecco, Mosella Piccioli è una presenza nel novero degli artisti del Modigliani consolidata da diverso tempo e la sua è una pittura che diciamo è nell'angolo del sogno, quindi questi suoi colori di questi alberi rossi, vedete là, lei se le immagina appunto, sono colori mentali, quindi diciamo il paesaggio e gli scorci diciamo interiori che poi lei li riproduce su tela. In particolare noterete che c'è un quadro, quello degli ombrelli, che effettivamente fa considerare un omaggio all'amore, perché c'è una coppia di innamorati che si riparano sotto un ombrello. Poi c'è un ombrello che casca dal grattacielo, si vede che si intuisce che un amore è finito. E quindi, ecco, comunque se lo puoi spiegare meglio te? No, secondo me non è che sempre l'amore è finito. Lei ha lasciato l'ombrello per andare in braccio a lui. Benissimo. Quindi, i tuoi interessi, cosa dipingi attualmente? Svario anch'io. C'ho tutto quello che mi sento di fare, mi viene dentro e ho voglia, non è che c'ho un coso ben preciso, insomma. Vario dalla pittura così, della natura, qualsiasi cosa che mi venga e che mi stimoli. In qualsiasi stagione dell'anno? Sì, in qualsiasi stagione, ma soprattutto mi piace dipingere di sera, di notte, da sola. Bene, allora facciamo complimenti a Mosella, grazie. Grazie a tutti. Poi abbiamo Anna Torrini, che prego di venire da questa parte. Sì. Come di lontana vi fa fisso. Da questa parte qua. Ecco, che vive e opera a Scandicci, socia del Modigliani da tantissimi anni. Dunque questa volta ci presenta in questi due pannelli
quattro quadri che sono delle icone, bene? E poi quattro quadri invece sono volte di personaggi appunto che, nei quali fa vedere l'amore per i popoli, di tutto il mondo. Una volta con i suoi quadri addirittura ci ha portato in un viaggio in Perù con le caratteristiche dei popoli dell'America Latina. Per cui altre volte invece i suoi quadri ci hanno portato negli scorci del centro di Firenze, perché lei prima di stare a Scandicci per tanti anni ha vissuto nel centro di Firenze. No, io sono nata a Firenze, ho vissuto. Ecco. Firenze, fiorentina da secoli, sì, non da dire sono arrivata oggi. Capito, non è che sono arrivata oggi, sono fiorentina da secoli, quindi io mi vanto, sto bene a Scandicci, per carità, non dico nulla di male di Scandicci, non è già da più di 30 anni, più di 40 anni ci sto, però come le Firenze bambini non ne c'è niente. Bene, e quindi voglio dire, ti facciamo tanti auguri. Grazie. Di buona pittura. Anna Torrini si dedica anche alla poesia, sì. E ha scritto anche dei racconti, una volta li abbiamo presentati qui a Modigliani, quindi sono notizie interessanti. Grazie. Di come eravamo. Complimenti, Anna. Ciao. Poi abbiamo la più giovane, che è Diletta Socci, che prego di venire da questa parte. Buonasera. Ecco, Diletta ci presenta questa volta questi due quadri che sono di grande impatto. Uno addirittura è nella scelta del monocromo, l'altro invece diciamo è un quadro più complesso, e noterete che la pittura di Diletta nell'alveo della pittura narrativa e per certi versi del surrealismo e anche per quanto riguarda appunto il fatto dell'onirico e del simbolismo, per cui si intuisce un racconto, una storia, e guardate quando questa storia la presenta in questo caso una brava pittrice, effettivamente ci sono più chiavi di lettura, per cui l'interesse del visitatore si fa appunto molto più pressante, per cui veramente la pittura di Diletta è molto importante. Quanto prima terremo una sua personale via Scandicci, fra l'altro il suo grande quadro intitolato Il sogno è femmina sarà riprodotto sul nostro biglietto d'auguri di quest'anno che avremo a giorni per gli auguri del 2018. Quindi una mostra molto bella, una presenza molto bella di questi due quadri. Vorrei chiederti cosa ti ha ispirato in modo particolare questo quadro con questo volo di questi, diciamo, cicogne, mi sembra qualcosa del genere, in un plenilunio, ecco, spiegacelo un po', grazie. Ma poi io parto sempre dal fatto che ognuno ci vede quello che ci vuole vedere in un quadro. Io sono partita dal tema del cambiamento, questi uccelli che migrano da una parte all'altra, e quindi tema del cambiamento. Poi, ripeto, ognuno lo interpreta come lo vuole interpretare alla fine, uno quando guarda un quadro, quello che sente, quello che per lui significa, quello che dà. Questo discorso della pittura narrativa, quindi un realismo magico, ti ha sempre ispirato in questa tua ricerca? Ma principalmente sì, su questo. Infatti hanno tutti più o meno lo stesso stile, anche il quadro accanto, nonostante sia fatto una tecnica diversa, che ho usato una punta d'alluminio, quindi quello più sulla grafica e questo più su pittorico, però il tema e lo stile più o meno è sempre il solito. Bene, complimenti, bravissima, grazie.
passare di nuovo il microfono a Cecilia, chiederei a Anna Balsamo di venire da questa parte, perché Anna Balsamo è una presenza importantissima nei Rodigliani. Ricorderete quando abbiamo presentato in occasione dell'8 settembre dell'anno scorso il suo libro Qui è scalo di appunto riferiti alla Shoah, no? E che fu un grande successo anche perché si coinvolsero delle attrici e poi anche un insieme di un suono della figliola di Maniscalchi, fu molto interessante anche l'auto. Applauso, sì. Ecco, vorrei chiederti, Anna, visto che concludiamo a Scandicci il programma dei Modigliani, poi lo concluderemo anche a Villa Foca il 22 di dicembre, considerando anche il fatto di come ci siamo interessati al di là delle manifestazioni dei nostri poeti, dei nostri artisti, anche di quello che è la promozione culturale a livello nazionale, si può dire, perché siamo stati l'unica associazione che si è interessata del centenario di Carlo Cassola, Pia Scandicci, e addirittura siamo stati fortunati perché abbiamo preceduto Firenze in questo senso, no? Poi e altre manifestazioni. Se, ecco, suggerisci qualche cosa per il prossimo anno, sempre riguardo alla promozione, e poi un tuo pensiero sull'attività dei Modigliani. Dunque, io sono ammirata della tua intraprendenza e della quantità di manifestazioni che fai. Naturalmente, alle volte il dì di festa scomoda un po'. Mi piacciono di più quelle dei giorni feriali, e te l'avevo detto già diversi anni fa. E qualche novità da mettere in atto, ma sarebbe costosa e